Adesso è il momento dell'intervista. Ciao Eu! Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Eu, ti sento bene e questo mi fa molto piacere perché i problemi tecnici sono all'ordine del giorno delle volte. Non con i nomi. Allora, intervistiamo i No Names, la tua band. Raccontaci un po' della vostra storia, innanzitutto. Allora, No Names, perché No Names? Perché credo che a nessuno dei tuoi ascoltatori ad oggi interessi sapere chi siamo, da dove veniamo, cosa facciamo. Magari in un futuro, in un futuro saranno più interessati, ma ve lo diciamo lo stesso. Nel senso, No Names perché vogliamo dare più spazio ovviamente alla nostra musica, più che alle nostre storie. E noi siamo una band che è anni che suona, ma solo ultimamente si è ritrovata e abbiamo deciso di, diciamo, di incidere il nostro debut album, che è uscito a novembre. E puro rock and roll, pura musica, puro sentimento, pura anima. Molto bene, quindi diciamo che suonate da tantissimo, ma siete usciti da poco, mi sembra di capire. Sì, esatto, diciamo, l'album è uscito a novembre 2021, si intitola Piano 21, e, diciamo, lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, da Spotify, Amazon Music, iTunes, diciamo, tutte le piattaforme. È uscito, diciamo, con Nadir Music, e sì, è uscito da poco perché è anni che abbiamo questa gestazione di alcuni pezzi e solo ultimamente abbiamo deciso di farli esplodere in musica, ecco. Cito dalla vostra bio, l'hard rock dei No Names è come un film di Tarantino. Tante citazioni. Questa non l'avevo mai sentita. mi piace, non lo so, sarà. Il bello della musica, quello che diciamo sempre noi, è che il bello della musica è che, insomma, ognuno ci sente quello che vuole, quello che prova, quello che. Quindi magari qualcuno sentirà tanti, io non No, so. vabbè, lì intendevano a livello di citazioni, di influenze, quindi suonate un hard rock, ma se vogliamo definirlo prima di ascoltarvi, come vi definireste? Io poi Ma guarda, ti do del voi, ma non perché ti do del voi, nel senso mi riferisco alla no, io band, eh. stasera parlo a nome della band, quindi come cantante parlo, solitamente appunto sono io che ho il microfono acceso sul palco, devo parlare per tutti e stasera facciamo lo stesso, ma so che gli altri tre fottuti bastardi ci stanno ascoltando, quindi oltre a salutarli. Puoi darci pure del voi. E non diciamo ovviamente i nomi perché è nel nostro stile non è. E no, ti dicevo, ognuno ci sente quello che vuole nella nostra musica, quindi boh, noi ascoltiamo di tutto, abbiamo suonato di tutto e abbiamo dato questi suoni come nostra espressione. Poi, insomma, che siano hard rock, che siano rock, che siano grunge, che siano heavy metal, che siano musica classica, non lo so. Boh. A me le etichette, a noi le etichette non è che piacciono tanto, quindi è musica che viene sicuramente dall'anima. E punto, fine. Senti, a livello invece di testi, di liriche, su cosa, diciamo, cosa vi ispira, ecco? Ma di questo invece puoi darmi del tu, perché praticamente i testi Porca miseria, mi sbaglio sempre. li ho scritti io e parlano, diciamo, delle sensazioni, delle emozioni che uno prova in determinate circostanze della vita. Quindi, insomma, cerco sempre di scrivere dei testi in cui la gente si possa riconoscere e quindi farle proprie. Quindi parlano di emozioni, soprattutto di emozioni, di sensazioni che proviamo nella vita,
sia in circostanze positive che in circostanze negative, e in questo magari più nelle ballad viene fuori questa cosa qui, ma c'è sempre un contrasto che caratterizza le canzoni e i pezzi dei non-aim, cioè c'è sempre un aspetto bivalente e sibillino sia nella musica che nei pezzi. Molto interessante. Senti, come nasce un vostro pezzo? Vi trovate in sala oppure arrivate con delle idee abbozzate? Come funzionate? Ma guarda, posso dire che noi abbiamo adesso fatto questo primo debut album che è composto da 10 pezzi, da 10 tracce, ma ne abbiamo più del doppio. Come nascono? Nascono come una vomitata di sensazione, di sentimenti, cioè non sappiamo neanche noi come nascono. Ci ritroviamo lì, uno incomincia con una melodia, boom, esce il pezzo. Il bello è che quando parte il primo riff o la prima melodia, cioè soprattutto con l'altro chitarrista, non faccio il nome, ovviamente. Ovviamente con cui abbiamo scritto praticamente il 100% dei pezzi, sappiamo già come dovrà uscire il pezzo, come dovrà uscire il sound, come dovranno uscire le armonie, le melodie, e questa è una cosa bellissima, anche perché personalmente noi ascoltiamo i nostri pezzi come se non fossero nostri, cioè ci sembrano di un'altra band, quindi. Quindi siete anche molto critici con voi stessi? Assolutamente sì, se no non ci si migliorerebbe mai. Siamo ipercritici con noi stessi, sia sulla musica ma anche sui live, soprattutto perché, ragazzi, non ricordiamoci che la musica deve essere ascoltata dal vivo. Stiamo perdendo un po' questa cosa qui, soprattutto con quello che è successo, lockdown, cioè ritorniamo dal vivo, ritorniamo a sentire i concerti dal vivo, che è lì che le band fanno la differenza, perché in studio sono bravi tutti. Sì, ne parlavo qualche giorno fa con degli amici, tutti questi chitarristi strumentisti di Instagram, di YouTube, sembrano tutti dannatamente bravi, poi prima dove stavano? Cioè, hanno mai suonato di fronte a un pubblico e roba del genere, ecco. Ma guarda, ti dico questo, noi pensiamo che, cioè, la cosa bella della musica è la sensazione, il sentimento che si crea e che susciti in chi ti ascolta. E ovviamente questa cosa qui è molto più bella dal vivo, perché la gente ce l'hai diretta, ti vedono, ti sentono, e quindi quando si crea questa sensazione è una figata, cioè solo chi è andato a sentire concerti dal vivo prova queste cose qui. La musica poi ascoltata sul CD, poi è molto in diretta, quindi, ma è molto passiva, soprattutto oggigiorno, quindi veniteci ad ascoltare dal vivo che non ve ne sentirete. A proposito, ma voi dal vivo come vi proponete? Classico atteggiamento Marshall e chitarra, oppure? Marshall, beat, intendi come sound o come... Ma in senso generale, anche come immagine, come band? Ma guarda, abbiamo fatto uno studio molto dettagliato, anche grazie anche a dei nostri collaboratori, c'è tutto uno studio di immagine anche nostra dietro, ma direi che riassumerei questa cosa qui dicendo che come ci presentiamo veri, ci presentiamo sinceri, senza troppi, cioè, diretti, e cercando subito di instaurare un feedback con chi ci ascolta, perché appunto la musica dal vivo deve essere un divertimento reciproco, cioè più si diverte la gente più ci divertiamo noi sul palco, e quindi è una benzina che ci diamo a vicenda. Poi ovvio c'è tutto lo studio dettagliato, tutto uno studio dettagliato del suono, tutto uno studio dettagliato dell'immagine, ma quello sono le ciliegine, ecco. L'importante è la cosa che piace a noi, è cercare di instaurare un feedback con chi ci ascolta. Avete date da pubblicizzare? Suonerete a breve? Ma guarda, abbiamo la prossima settimana un concerto acustico,
diciamo qui vicino alle nostre zone, noi siamo, siamo Liguri, siamo della zona di Genova, ma la data più importante ce l'avremo a inizio settembre, perché siamo stati scelti come finalisti a Sanremo Rock e andremo a suonare all'Ariston a inizio settembre tra i 10 finalisti che hanno raggiunto questa, diciamo, questa opportunità. Abbiamo vinto le finali qui in zona per le regioni del nord-ovest, quindi la prossima data importante è quella, sicuramente. Caspita, diventerete i nuovi Maneskin? Beh, magari. Anche so che mi tirerò dietro le ire di molti rockettari. Ma chi se ne frega, fate bene. Ma non me ne... cioè, io nasco con, diciamo, il metal degli anni Ottanta, però devo dire che questi ragazzi hanno spaccato, hanno spaccato un format, un cliché che bisogna seguire, cioè dobbiamo andare dietro, poi piacciono o non piacciono, sono ragazzi o non ragazzi, se ne frega, andiamo dietro. Guarda, in Italia c'è gente che spacca. Io la penso esattamente come te, perché probabilmente non comprerò mai un loro disco, perché non mi interessano musicalmente, però onore al merito. Cioè, loro si sono presentati con un pezzo dannatamente rock a Sanremo, sono riusciti a vincere, sono riusciti ad affermarsi a livello internazionale, e quindi onore al merito. Ma ti dirò di più, cioè, magari come te, giustamente la penso come te, la pensiamo come te, cioè, magari non sarà una pietra miliare stile Master of Puppets, Nevermind o chissà cosa, però insomma andare ad aprire i Rolling Stones e fare concerti con 70-80 mila persone, credo che chiunque dei tuoi ascoltatori, chiunque dei musicisti che suonano vorrebbe, quindi loro ce l'hanno fatta, grandissimi. Guarda, mi trovi perfettamente d'accordo da questo punto di vista. Senti, ma hai detto che avete già altri pezzi, quindi diciamo che uscirete a breve con qualcosa di nuovo? Ci stiamo lavorando, non dire troppo che poi la Nadir incomincia a chiamarci. E poi noi con Trevor collaboriamo da tantissimo, quindi non vogliamo assolutamente perdere la sua collaborazione. No, diciamo che abbiamo il nostro debut album, è appena uscito, perché comunque non ha neanche fatto un giro di candelina, come si dice, nel senso che a novembre è uscito, quindi ora promuoviamo questo, stiamo promuovendo questo, ma sicuramente non finisce qua. A livello di promozione vi state orientando anche all'estero? Assolutamente sì, nel senso che come potete poi seguirci sui nostri social, sui nostri canali YouTube. A marzo abbiamo vinto anche un contest negli Stati Uniti come miglior band di marzo, in 4 stati degli Stati Uniti. Siamo riusciti, non mi chiedere come mai, pura fortuna probabilmente. Insomma, abbiamo avuto diverse recensioni veramente molto positive in Portogallo, in Francia, in Svezia. È uscito a giugno su una rivista, ovviamente non faccio nomi, ma una rivista inglese, quindi del Regno Unito, veramente un articolo di diverse pagine, veramente molto, molto carino. Per noi che suoniamo musica rock in inglese, ovviamente andare in quei paesi anglofoni e avere dei feedback positivi, appunto, insomma, tanta manna. Tanta speriamo, roba. Speriamo. Senti, come ti dicevo prima, quando ci siamo sentiti a microfoni spenti, il tempo a nostra disposizione non è mai tantissimo. Comunque sia, prima di ascoltare il vostro pezzo, ti lascio un minuto per parlare, che ne so, dei vostri contatti, di quello che preferisci. Ok, allora è partito un minuto e ne useremo anche meno. Veniteci a sentire dal vivo, guardate i nostri social, cercateci sulle piattaforme digitali e se vi piacciamo sicuramente non vi deluderemo dal vivo. Quindi il nostro slogan ormai da un po' di tempo è No Names at All, cioè
non eliminiamoli tutti, come diceva qualche altra band. Quindi vi aspettiamo tutti dal vivo per divertirci, ragazzi. Ok, prima di salutarti, stavolta ti ho dato del tu e non del voi, ti volevo ricordare due cose. La prima è che questa intervista è stata registrata e nei prossimi giorni la troverete sotto forma di video nel canale YouTube di Metal Wave, così potete rilanciarla nei vostri social e utilizzarla come meglio credete. Assolutamente. La seconda è che per qualsiasi informazione futura su concerti, news, eccetera, eccetera, ricordatevi di metalwave.it. Assolutamente sì, anzi, colgo l'occasione per ringraziare te, Alcio e tutta Metalways per l'ospitalità e speriamo di risentirci presto. Speriamo, dai, magari quando suonate dal vivo, se riusciamo ad incontrarci, ci facciamo anche una bella birra. Assolutamente, no, non una, un paio, Vabbè, meglio. una bella, poi le altre. Le altre sono più belle. Senti, io ti saluto qua, porta i miei saluti al resto dei ragazzi della band e soprattutto in bocca al lupo per tutto, anche per le cose importanti che stanno per accadervi. Perfetto, viva il lupo e non è di nuovo a tutti, ragazzi. Ok, ciao, ciao, alla prossima. Grazie. Ciao Alcio, grazie, grazie a tutti e buon ascolto. Questi erano i No Names che abbiamo ascoltato e intervistato, grazie a EU, che non voleva dire nomi, lo faccio io. Comunque sia, vi dicevo, ci andiamo ad ascoltare Hurricane. Loro sono i No Names, dal loro primissimo disco, Piano 20, Piano 21.